Amici di Motori Online, finalmente è arrivata la neve e noi non volevamo certo perderci l'occasione di andare a divertirci un po' in quota. Oggi l'abbiamo fatto con Mercedes per testare il sistema Quattromatic disponibile su oltre 20 gamme e più di 80 modelli della stella. Quando si parla di trazione integrale si parla di compatte, ma anche di van, e oggi abbiamo provato Sprinter, classe V e Vito. Tre versioni, furgone, combi, autotelaio e due allestimenti, Executive o Pro. Mercedes Sprinter è il veicolo con il massimo numero di combinazioni possibili per accessori, che oggi offre 5 nuovi sistemi di assistenza alla guida. Presente anche nella versione 4Matic, che si inserisce con un semplice tasto, è disponibile a partire da 23.000 euro. Classe V, il veicolo più spazioso della famiglia della Stella, si distingue grazie al design e a dispositivi di sicurezza e infotainment di ultima generazione. Declinato in 4 versioni, è disponibile anche con pacchetto AMG Line, con trazione posteriore 4Matic a partire da 41.500 euro. Motore 4 cilindri diesel da 88 a 190 cavalli per la versione d'ingresso nel mondo dei grandi monovolume premium per clienti business e flotte. Mercedes Vito è il primo veicolo della gamma disponibile a scelta con trazione anteriore, posteriore o integrale 4x4. Tre versioni, furgone, tourer o mixto. Può ospitare fino a 9 posti con un prezzo di partenza di 21.000 euro. Sui veicoli commerciali, ma sui van in generale, perché non sono soltanto dei veicoli commerciali, ma sono anche delle vetture, la tecnologia è esattamente la stessa identica delle autovetture Mercedes e si chiama 4Matic. Perché i van, perché il Vito, la classe V, lo Sprinter, sono dei veicoli che hanno la stessa identica tecnologia, sono esattamente la stessa cosa dal punto di vista dello stile, della catena cinematica, dal punto di vista degli allestimenti di sicurezza, ci sono esattamente le stesse cose, gli stessi mondi, anche il futuro ha lo stesso identico acronimo e si chiama CASE, perché la mobilità del futuro sarà connessa, autonoma, condivisa ed elettrica, e anche i van e anche questo mondo sarà assolutamente coinvolto in questa grandissima evoluzione. Siamo qui al Tonale nel 4Matic Attack 2017 che coinvolge e siamo sotto una tormenta di neve, sembra di essere a Mosca, terreno perfetto per poter provare le 4Matic dei van. E qui abbiamo fatto un evento in cui abbiamo rivoltato, di solito negli eventi delle passenger car ci sono le classe V che fanno gli shuttle, qui gli shuttle dei van oggi sono le grandi AMG, abbiamo addirittura una 63 Cabrio AMG, abbiamo delle grandi vetture, una GLS AMG, che fanno da shuttle per i van, che dimostrano di essere anche su terreni così difficili delle macchine molto semplici, molto professionali, ma molto semplici da usare, perché la logica del 4Matic è proprio questa, è una tecnologia molto molto tecnica, ma con una logica che le rende facili, intuitivi per essere utilizzate da chiunque, da ogni persona. Sicuramente il futuro dei veicoli commerciali sarà rappresentato da tutto ciò che la digitalizzazione, che in generale la connettività, ci consentiranno di poter avere nel prossimo futuro. Quindi parliamo di un trasporto che vedrà sempre di più connessi gli hub logistici con i veicoli stessi e che ci darà la possibilità di arrivare fino ad una consegna che non sarà più solo quella del singolo operatore che in qualche modo busserà magari alla porta del cliente per portargli il pacco che magari ha acquistato online, ma magari potremo evolverci fino ad arrivare ad una tecnologia dove il veicolo funziona esso stesso come hub che si avvicina magari il più possibile al cliente, ma poi magari, perché no, un drone potrebbe essere il mezzo da utilizzare efficacemente per poter arrivare fino alla porta del cliente. Quindi questo è uno degli aspetti sui quali come Mercedes Veicoli Commerciali stiamo lavorando e che nel prossimo futuro ci vedrà protagonisti della parte relativa alla evoluzione digitale.